Giulio, bentornato sulle strade del Matteotti dopo una nuova Vuelta che probabilmente non è andata come ti aspettavi, però che Matteotti hai visto? Ma sicuramente il Matteotti è sempre una gara bellissima. Ci manca non esserci. Soprattutto da vedere. Ah, da vedere, non da fare. No, è meglio a vederla sinceramente, con gli arrosticini, gli amici. No, però dai, scherzi a parte, è sempre un piacere essere qui in Abruzzo e a queste manifestazioni. E niente, per adesso posso solo vederle perché comunque sono ancora fermo per il mio infortunio. Spero di recuperare presto e... Però appunto diciamo sto vivendo un periodo un po' difficile da dopo la Vuelta e niente, l'unica speranza è quella di recuperare subito e di tornare competitivo al più presto. Senti, in chiave azzurra, tu hai corso l'Olimpiade, tra una settimana si corre in Belgio il Mondiale, Trentin è la nostra carta per cercare di trovare quel successo che 2 anni fa con Trentin e Vittorioso qui a Pescara abbiamo mancato di un nulla. Come lo vedi adesso? Beh, sicuramente gli porta fortuna Pescara, quindi 2 anni fa ci è andato vicino, quest'anno è l'anno buono. No, sicuramente lui è veramente, ormai penso, il pilastro della nostra nazionale in alcune situazioni e poi è un mondiale per lui, quindi il percorso adatto, la sua condizione direi che è al top, penso che non manca niente. E, diciamo, c'è solo bisogno un po' di fortuna e che la giornata vada per il verso giusto, ma sicuramente se la potrà giocare. Però è anche vero che manca un particolare, i belgi e qualche altro fenomeno. Sì, diciamo che così nel singolo loro hanno qualche arma in più, però sono più che convinto che l'Italia con l'unione della squadra e il gruppo può fare la differenza. E per quanto riguarda invece Giulio Ciccone? Ma io per quest'anno, appunto, come dicevo prima, penso che la mia stagione ormai sia finita perché comunque c'è rimasto poco spazio, no, per continuare le corse, quindi penso stagione finita e l'obiettivo è quello di riprendere al più presto gli allenamenti e poter fare un po' di riabilitazione e tornare più forte di prima. Con quali programmi 2022? Ma stiamo cercando di capire un attimino, non ci siamo ancora seduti e dobbiamo un attimino valutare quale grande giro, però sicuramente l'obiettivo sarà continuare a tenere duro per fare una classifica in un grande giro, che sia il giro o il tour, uno dei due, vedremo.